Il primo ministro francese Manuel Valls ha dato il via oggi allo scavo del tunnel dell'alta velocità tra Francia e Italia. La Fresa, chiamata Federica, ha cominciato a scavare i primi 9 chilometri vicino a Saint-Michel-de-Maurienne, il primo tratto della galleria di 57 chilometri tra Susa e la Francia. Con Valls c'era anche il direttore di TELT, Mario Virano. È una tappa fondamentale nella storia dell'opera. Per la prima volta due frese scavano contemporaneamente, una verso l'altra, in Francia e in Italia.